quinta, i problemi non sono mai, si risolvono con un altro paradosso. Stai nel problema, non con la soluzione. Stai lì e vediamo che cosa succede. Questo è il processo di accettazione incondizionata. Chiuso, primo. Ma contemporaneamente la seconda gamba del cambiamento è quindi dare intensità. Quello che succede davvero è connessione. Allora, riprendete la metafora della connessione e dell'intensità e ricominciate a connettervi sempre. Okay. Ma è proprio... Ma scusate, ma guardate cosa sto facendo. E l'ho sempre fatto, da 20 anni che lo faccio. Cioè, io adesso sto parlando in questo modo rispetto alle teorie, ai concetti e a qualcosa che vi devo spiegare e che forse vi arriverà in senso mentale. No, sto parlando emotivamente, aperto, guardo negli occhi tutti voi e mi sento connesso a voi. Vi sto raccontando solo cose concrete vissute in prima persona, in terapia o personalmente. O privatamente su di me. Ci siete o no? Sono connesso a voi. Quando io ho capito che bisognava essere connessi, è cambiato tutto. Poi il resto si impara. Ma oggi ci occupiamo di come questa connessione, che è il punto numero 2, dopo l'accettazione c'è l'intensità, quindi vi dovete connettere per essere intensi, c'è il radicamento di questa connessione. E cioè il punto numero 3, evoluzione sostenibile. Cioè, solo se io mi metto sul facile e non mi do più grandi obiettivi. C'è una persona a cui ho detto: ti posso dire la verità? Sei ridicola. E lei è scoppiata in una risata. Cioè, perché? Perché questo obiettivo non puoi avere. Come non posso avere? Sì, un obiettivo stupido, c'è 40 anni, che obiettivo vuoi? E lei ha fatto: sai che c'è ragione? Cioè, come sei stata la volta dopo gli ho chiesto? Ma sollevata, perché ho capito che mi era dato un obiettivo un po' stupido. Cioè, ditemi se mi spiego. Stiamo parlando di pezzi di decenni di vita, di rapporti quarantennali con i genitori, buttati su polemiche infinite. Quindi c'è solo la connessione che vi può aiutare. Corporea, che è il quinto punto di questi incontri. Solo la connessione corporea ci può aiutare, l'emozione col corpo. Se io mi sparo una serie per tutta la notte, sono certo emozionato, ma il mattino dopo non sto nel corpo. Se invece vivo un'emozione corporea profonda e intensa, solo quello mi può dare la trasversalità a tutti gli altri 4 punti precedenti. Quindi, oggi ci occupiamo di come connettere questa, come radicare, come far diventare questa intensità quotidiana. Quotidiana significa conta solo l'intensità di oggi, tutti i giorni, che è veramente, se volete, non lascia scampo, a un certo punto ti fa paura. Ma se tu la radichi con delle piccole abitudini, mai più con grandi obiettivi, alla fine avrai il quarto punto, che la tua immagine di te cambia. Vale molto più la pena essere me stesso. Ho fatto un bagno con la tazza del cesso qua, io facevo così oppure così. E sempre, tutte le mattine mi dicevo, prima o poi dimentico di chiudere, entra qualcosa che si cambia. Stavo 10 minuti, ma ci ho messo 4 mesi per arrivare così, non riuscivo, le mie caviglie non ci riuscivano. Quando ci sono riuscito, mi sono detto, ah, che bella la mia energetica, finalmente ho trovato qualcosa che mi aiuta a fare il fronte. È chiaro? E mi sono detto, ma io non devo più far fronte a niente, la paura non esiste, se faccio fronte la rinforzo. È chiaro? Lo sarà il quinto? Ah, il quinto sarà il 9 di febbraio, che è di nuovo un sabato mattina.